Dopo il completamento degli importanti lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, per un importo totale di oltre 3 milioni di euro di fondi ministeriali, è stata riconsegnata alla comunità di Mondolfo la scuola media Fermi. Molti cittadini, insieme ai futuri studenti, sabato scorso hanno partecipato all'inaugurazione del plesso scolastico alla presenza delle cariche civili, militari e religiose. Sulle note dell'inno di Mameli, esibita dalla banda del paese, taglio del nastro e visita all'interno della struttura. E siamo davvero fieri e orgogliosi come amministrazione comunale di riconsegnare alla comunità una scuola moderna, accogliente e finalmente sicura. Ci tengo a ringraziare tutti i tecnici, le imprese, gli uffici comunali, in particolare l'ufficio lavori pubblici, l'ufficio manutentivo, l'ufficio servizi educativi, il mondo della scuola, a partire dalla dirigente Landini, davvero, perché c'è stato un grande lavoro di squadra, una grande collaborazione per arrivare a questo importante risultato e a questa giornata. Quindi da mercoledì i ragazzi delle medie riprenderanno qui l'attività scolastica. Riteniamo questo il migliore investimento sul futuro della nostra comunità e quindi metteremo e continueremo a mettere al centro dell'azione amministrativa la scuola e i ragazzi. I lavori, partiti nel 2020, hanno interessato tutti e tre i corpi di fabbrica dell'edificio, ovvero aule didattiche, segreteria e palestra. Tra gli interventi, un occhio di riguardo è stato dato anche all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata per il miglioramento della salubrità degli spazi. Dare il proprio saluto anche il dirigente scolastico Anna Maria Landini. Oggi questo luogo, che ho definito proprio luogo sacro, viene restituito alla cittadinanza. Luogo sacro perché è il luogo in cui si fa cultura, si costruisce cultura, luogo in cui i ragazzi sperimentano relazioni, crescono come cittadini futuri. Futuri cittadini consapevoli, responsabili e colti. Che cosa si sente di augurare agli alunni in vista di questo anno scolastico? Amo molto la scuola, è tanti anni che faccio questo lavoro e nonostante questo, il giorno prima dell'inizio della scuola è per me sempre un giorno di emozione e la stessa emozione cerco proprio di diffonderla, di trasmetterla anche a tutti i ragazzi che frequentano, proprio perché devono vivere la scuola sempre con quell'emozione iniziale, con quella curiosità iniziale, perché è solo così che si sta bene a scuola, si vivono buone relazioni e si fa veramente costruzione della conoscenza. All'interno dell'istituto sono stati migliorati gli spazi, tra cui una grande aula magna che potrà ospitare anche tutta la comunità per incontri pubblici e la riqualificazione della ludoteca comunale. Proseguono dunque da parte dell'amministrazione gli interventi sugli edifici scolastici. Questo è il risultato di tanti anni di lavoro, ma soprattutto di sinergia e collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'istituto comprensivo Fermi. La stessa cosa vale anche per l'istituto comprensivo Fa di Bruno, di Marotta, con il quale tra pochi giorni inaugureremo la scuola primaria Campus, anch'essa oggetto di un importante rinnovo. Come amministrazione comunale riteniamo che la scuola sia un luogo per eccellenza della crescita, della formazione dei nostri ragazzi che rappresentano il futuro del nostro territorio e per questo ogni anno abbiamo investito e continuiamo ad investire in progetti più grandi ma anche in piccole migliorie, in attrezzature sempre nuove e in progetti di formazione validi ed attuali.